Eccoci qua, buonasera, benvenuti, benvenuti al nostro programma che si chiama Banzai! Perché? Perché? Perché ogni tanto parte qualcuno e vola via. Ecco, questa sera qui con noi c'è la grande, il futuro della radio. Una piccola. Ciao! Stavo dormendo! Sì, ma tu come ti chiami? Chi sei? Fatima! Fatima, sei venuta qua per dirci che cosa ci vuoi raccontare? Un attimo solo perché. Ah, Sì. è sempre presente questo. Ma a proposito, hai svegliato il gallo? Hai svegliato il gallo? No. Chiama il gallo, dai, si deve svegliare, di. Ha risposto, sveglia il gallo! Perfetto. Bene, bene, bene così, dai. Signori, ora ti voglio raccontare la favola A dell'angelo. proposito, ma in cassa c'è rimasto qualcosa di soldi? Sì. Vuoi controllare? Controlla. Ok, i soldi ci sono. Allora possiamo andare avanti perché ora Fatima ci vuole raccontare cosa? La storia di un bambino, di un signore, di un papà, una mamma, un bambino, un maschio, una femmina con l'angelo. L'angelo, quando dormono tutti, l'angelo ci fa un Ah, incantesimo. ma se ci facciamo un culo, no, un incantesimo. Un incantesimo che arriva una moneta di cioccolata. Shabadabadabada. Passato shabadabada. Te la racconto. Raccontami, dai, la storia. Tempo fa vivevo una bambina femmina, Non c'era maschio, maschio, eh? ci stava un papà, una mamma. Sì? Poi Poi? andavano a dormire, improvviso arrivava l'angelo, ci fatto un incantesimo. L'angelo ha fatto l'incantesimo. Che incantesimo ha fatto st'angelo? Dai, fammi sentire, testina. Se stiamo a Madinsut, E siamo a Madizud, dai. si raccontano le favole a tutti e si risponde la regola. Dicite la regola. Dite la regola, si dice. Qual è la regola? La Dite la regola, Angelo, no, Atuns. Angelo. è volato l'angelo. È già parlato. Angelo, esci qua. Scendi dal capomobile, fai male. Scendi dal mobile. Scendi. Ma presto. No, ma se c'è un po' di sus. Non finisce a comandare. Va bene, dai! Forza! Voglio raccontare un'altra volta quella favola. Nada! Non ho finito. Dato dell'angelo l'angolo per volare! Ui! Angelo! Ti vengo il cappone, sta! Non puoi scendere! Aspetta! Quando muovo! Non ti muovere! Scina la lingua! Scina! Visto come è sceso. Ora puoi raccontare la tua favola, vai. Erano scesi dal letto, ma il bimbo maschio vedeva un sordino di cioccolata, perché Angelo? l'angelo si era nascosto, il bambino maschio l'aveva trovato e ringraziava l'angelo e ci dava un bacio all'angelo. Angela, ciao, prego. Poi No, quella è Banzai! Allora, l'angolo per blocco. Sei in affa, mi ha perso l'angelo. Allora, questa storia da ora in poi sarà senza angelo. L'angelo è sparito, è finito il tuo mobile. Non potremmo più, ma questo mobile è l'angelo. Ti avviso, è pesante, non si può spostare. Vai. Che le banzai. Vai. Poi è finita questa storia? No. Scesero a fare Le campane! Le campane! Questo è un segno del destino. Questo è un segno dall'alto. Forse sta per ritornare? Sta per ritornare? a scuola.
sono i camana. Se lo torno a scuola sono i camana. Sono le campane. Chi è che vola di dita al mobile? Chi? L'angelo! Allora sta per tornare! È sicuro? Boh, è tornato l'angelo. E trovo sta via! Angelo, mettiti qua un po' comodino, non ti muovere, perché fai? Ti devi raccontare la storia, senza Angelo non la puoi raccontare. Dai! Vai, fatemi raccontare la storia, vediamo. Quindi questi bambini hanno andato a raccogliere le mele, le fragole, le pere, poi le mele. E quando mi ha raccolto? Perché non ci. La banana, perché non ci stavano frutte, quella pure la fragola. Pure la fragola e hanno fatto una bella macedona. La macedona hanno fatto. Venite a vedere lo spettacolo di Mangiafuoco! Poi che hanno fatto la Macedonia? Poi? Poi è finita! Poi è finita! Allora vi saluto con un caloroso applauso! Facciamo un applauso, vai! Un saluto da Ciro Paper! E la Provenista! E da? Provenista! Chi è Provenista? Io! La protagonista si dice, no, provenista, la nostra provenista che si chiama? Fatima. Ciao a tutti e buonasera al prossimo show di Made in Surd, perché non ci sentiamo. Ciao.